Ho beccato davvero. È giusto, però insomma, anche poco delicata. Pronto, signori? Ci avete una mezz'ora a aspettare, ragazzi, perché... Una 40-45 minuti. Una 40-45 minuti. No, guarda, è stato... Quanto male fa? Vabbè, che questo... cioè, io vi farei vedere, sono state ferme, ferme un secondo. Sì, ma un secondo, perché se è finita di un giro a quell'altro... cioè, come cazzo... È stato un gioco di prestigio. La prestidigitazione. Va bene, via. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Sono quasi pronti. Ok, e mezza puntata è andata. Il nostro canale supporta i contenuti originali. Guardate la puntata su Prime Video prima di vedere il nostro video. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su 14 Project. Ancora una volta vi ringraziamo per il supporto che ci state dando. Stiamo crescendo tantissimo. La cintura in questo modo, non so per quale motivo, la sistemo. Un altro tocco di magia. Un altro tocco di... Stasera sono fortissimo con i tocchi di magia. Siamo ritornati, è tornata anche la luce, incredibilmente. Ho chiamato il sindaco per farci la esatto, e me l'ho scordato di pagare, vabbè. Siamo tornati con Heidi, 39esimo episodio. La puntata si chiama Gara combattuta. Ah, già. Non si sa di cosa. Non si sa di chi. Sarà una corsa con la slitta, forse. Un'altra volta. Un'altra volta. Speriamo di no. Ci siamo divertiti molto. molto. Sì, sì. E niente, ragazzi. Vuole aggiungere qualcosa? Se no, partiamo con la puntata. Io partirei per vedere cos'è questa bella gara combattuta. Diciamo anche detto che non sarà una. No. Insomma. Siamo pronti? Se fosse combattuta nel senso che tipo a cazzotti. Comica. Ah. Bello questo, ragazzi. C'è della classe. È una cettura. Adesso paura, non me l'aspettavo il finale di sigla. Ehi. Ya, Heidi. Andiamo! Andiamo! Vabbè, magari no, eh. Ma perché ogni tanto devi partire in giapponese? Ma per quale motivo? Audio italiano. Aiuto! Forse il penso. Ah, perché questo. Ok. Hai mada! Qui non siamo in officina, la bambina. No, scusate, caro. Non ce la facciamo. In cucina. E gira nella scodella. E gira nella scodella perché prepara una torta. Oh. Farina, latte e zucchero. Farina, latte e zucchero. Cioè, Heidi che suggerisce. Ripeti tutta la frase, shock. No! Ah, farina, latte e mamma. Nella scodella ci va messa la mamma. Gna gna. Ma chi è che fa gna 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 gna? Chi è il cretino che fa gna? Tu cosa ne dici? C'è la matriosca, Heidi. È vero. Vieni a casa nostra a riscaldarti un po'. È la prima volta che finalmente hai un'idea buona. Bella questa. Disse il genio della lampada. Infatti, disse latte, farina e mamma. Nebbia spiaggiato completamente. Devo chiederti la gentilezza di portare una lettera a tuo nonno. Da parte di chi? Da parte di chi? Ho un dubbio. Tu mi sai dire se Tempesta si scrive con la M o con la N? Ma se non lo sai tu, come pretendi che possa saperlo? In effetti. Scrivilo come ti fa, tanto non lo so leggere. Darsi che ti venga in mente. Meglio di no. Viva l'alfabetismo. Chiediamo la nebbia, è più facile la sabbia. Tempo a lupi. Eccomi! Ce l'ho fatta! Aspetta! Avrà perso la lettera, sicuro. È ovvio. È venuta anche Heidi? Sì, certo. Oh, come potevo portarla qui? Nevica troppo. Ci sono metri di neve. Sì, è giusto. Se nevica tanto come dici, può essere pericoloso. Di Petra non te ne frega un cazzo? No, cazzo ne frega. No, dai. Tu leggi. Eccolo. Ah, vabbè, ma ci pensa Petra. Sicuramente parla della lega lei. Dovrai leggerla tu. Forse non c'è scritto niente. Allora è un casino. Che
può leggere. Gli ho mandato una lettera vuota. Non c'è scritto niente. Cara nonna, oggi volevo venire, ma nevicava tanto, purtroppo. Che peccato. Appena smette la tempesta, verrò a trovarti. Ci voleva una lettera per dirgli questo. Stop! Che è promesso, è promesso. Stop! Ma sai, la bufera di... Ma sai, cose che sa anche te, la bufera. Ma bello il nonno. Davvero? Il pensatore. Ho beccato davvero. Puoi anche scrivere un'altra lettera, ma almeno scrivine una breve, con due frasi, in modo che io possa facilmente imparare a memoria. Non ci capisce un cazzo il povero Peter. Temo quel grosso libro di favole di Heidi per imparare a leggere. Il libro delle favole di Heidi, mai! 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 Sì, ma scusate, dimenticavo, ora devo andare. Sì, sì, c'è un appuntamento. Ah, ecco, vedi. Formaggio non si rifiuta. Allora dai, vieni, Peter. Sì, ma solo se lasci quel libro nell'armadio. Ignorante. È giusto, però, insomma, anche poco delicata. Che è di così interessante? Molto interessante quello che sto facendo. Non l'avevo mai visto fare. Ah sì? Allora vieni. Come non l'avevo mai visto fare? L'hai visto fare l'altra volta. Cosa si taglierà, Peter? Scriveteci nei commenti. Nanno, che te ne pare? Ora, non voglio fare quello, ma... Il coso che devi tenere il piede per tenere fermo la sedia, non potevano metterci un fermo e via senza che tu debba per forza tenere sempre il piede lungo così. No, capito, però. Molto più comodo così. Così, devi tenere sempre il piede in tensione così tutto perché il tempo. Così, per praticamente, te senza bisogno di regolarlo, puoi tagliare diverse altezze. Cioè, se il legnetto fosse alto così, basta spingere un po' di più col piede, capito? Non ci dovesse avere un contrappeso per tenere il fermo. Ah, dici, sì, effettivamente. Sia un po' più rozzo. Probabilmente quelli fighi hanno il peso. Il pesimetro, qualcosa. Sì, sì, forse c'è ragione. C'è ragione. A me non gli piace fare le cose manuali. La vecchia maniera. Tipo le case senza i tetti. Buongiorno. Ma dice buongiorno. Se quest'anno vince chi arriva ultimo. Cosa vuol dire arrivare? Ci sarà una gara? Nessuna. Ah, già. No. Una gara di slitta, come tutti gli altri. No. Ma che cosa hanno? Perché ridono tanto? Te che cazzo sei? Ma quest'anno è un anno speciale. Per la prima volta vi parteciperà anche una ragazza. E chi sarà? Ma chi? Stai dando i numeri. Ecco. Mancherebbe ora le donne possono fare dello sport. No, mai. Mai. Come dove siamo? Siamo sempre insieme. Ma che cosa dici se non correrò nemmeno io? Che non c'ha la slitta. Può essere. Ma per questo c'è il nonno. Che non c'ha da fa un cazzo a giornata. La slitta c'è, eccola lì. Meno tu. No, non posso, e adesso stai zitta. Certo, e vincerai anche. Se non partecipo non posso vincere. Perché? E su questo? Già. Che cosa credi? Che a me faccia piacere andare in giro con questa vecchia trappola? Quelle sì che sono slitte. Vabbè, c'è una cosa un po' più lunga, eh. Già, però dovresti vedere che forza sono le altre slitte. Sono velocissime. Ma il nonno ti fa una slitta che tu lo vedi. Avevi ragione. Ma un momento, la targa di avere il legno ha una condizione. Peter dovrà farsi la slitta da solo. Sì. E imparare a leggere. Allora no. Un casino. Oh, guarda quanti attrezzi per farsi del male.
Heidi e Peter si misero con entusiasmo a costruire. Ma la gara non era oggi. Mente molto bravo. Però sì, sì. Avrebbe fatto più un disastro. Ti dico la verità. E allora la volpe di Cialò? Che sarebbe contenta la volpe se anche Peter volesse ascoltarla, eh? Sarebbe contenta la volpa. La volpa. Resti di stare un poco più attento, eh? Ma io sono stato attento, davvero. Non dire anche bugie. Faccio come tue capre, così. Chi altro? Non è per niente facile costruire una slitta, non lo sai? E Peter non è affatto capace, ci scommettiamo se Peter vuoi. Peter non è svelto, lo sanno tutti in paese. Non è svelto. Tutti sanno che tu sei uno scemo, ecco. Oh, diglielo. E se proprio non volete crederci, venite con noi e lo chiedete al nonno. Ma anche no. La slitta. Chiederlo al vecchio. Beh. Parlare con il vecchio. Troppo vigliacchi, lo immaginavi. Oh, bura. Va, se l'è fatta sotto il caghetta. Il caghetta. È già finita la scuola? Ho portato un paio di compagni di classe. Vogliono chiederti assolutamente una cosa che loro non riescono a credere. Lo sappiamo che... Perché sì, loro hanno detto sì, proprio per questo. Sbaglio, siete tutti balbuzienti. Un pranzo si raffredda, arrivederci. E non tornate mai più nella mia... Fammi vedere. Molto bene, Peter. Eccellente. Basta. Eccellente. Ormai è diventato... Bonaccione. No, sono qui per questo! Allora via! Che appaidi. Levati! Vista! Una trappola mortale, quella slitta. Ovviamente. Ti voglio vedere come sei veloce. Lavati, non riesco a manovrare la slitta. Presa. Oggi abbiamo visto molte bambine investite. All'improvviso ha cominciato ad andarsene per conto suo. Chissà perché. Forse perché il nonno la doveva finire, ma... E se non ce la farai ad aggiustarla, come possiamo fare, Peta? Niente paura, ce la farò, non è difficile. Speriamo. Ma per me è già un miracolo e si ampiede. Non sono finiti entrambi all'ospedale. Non è abbastanza veloce? Fosse solo quello, non va nemmeno diritta, va per conto suo. Non mi sembra così importante. Non ci pensa Nebbia, guarda, ci fa una cacata. Nebbia non lo toglie, mani. È troppo lungo. Se ne va. Basta. Cioè, uno va bene che il martello, due no, eh. Cicci. Qui. Voi avete voglia di lavorare, ma... Chi c'è da dormire? Fra un po' l'hai finita. Peter diventerà falegname, quindi... Sarà il sostituto del nonno ufficiale. Ma quindi ci becchiamo anche la corsa? Che culo. Rioni, cioè. Sì, praticamente. Sono stato campione di sci. E se poi si fa male? Tanto, cioè, una seta che non si controlla è facile da mandare dentro un bosco. Pronti? C'è problemi. La valanga dietro. Dai! Vabbè, buono. Ora prende la scatola con gli oggetti, lancia una banana, un guscio. Le tattiche diverse anche, le tecniche di guida. Quello che è davanti, quello che è con il culo indietro. Un po', questa è la scena delle capre. Solo che è fatta con le slitte. E si mettono tutte a saltare. La corsa degli sgusci di Star Wars. Praticamente siamo lì. Come
come suspense, impatto e rottura di coglioni. Esatto. Dai che ce la fai, Peter. Dai che ce la fai. Vedrai che ce la fai. Non ce la fa, non ce la fa. Su, fai uno sforzo! Grazie alla forza dell'amicizia, Peter. Riesce a superare tutti con la sua slitta. Che diventa magica. Wow. Allora? Attenzione. Sentite la tensione che sale? Chi vincerà? Quanto vanno? A 300 all'ora? Dagli un cazzotto! Hai vinto! Wow. Che cazzo ha vinto? Ah boh? Chi sopravvive alla fermata? Te due? Che ha detto? Heidi ha deciso per tutti che ha vinto Peter. Io vorrei vedere il VAR. Ah no, abbiamo vinto! La slitta ha finito, è arrivata fin giù al traguardo. Ah, allora tanti auguri, Peter. Sì, è andata abbastanza bene. Purtroppo ce n'è stato un altro che è arrivato insieme a lui. Ah. Due vincitori, allora. Ma è lo stesso un gran bel successo del quale puoi andare fiero, giovanotto. Sei contento? Sì, scoppio dalla gioia. Beh, prima partecipazione. Dio buono. Primo posto subito. Tanta roba. Può darsi. Mi piace. Questo è un gesto atletico. Porca troia, poi da fermo. Dio buono. Neanche Martins riusciva a farlo. Dove? Giocatore. Adesso no. Corri dalla nonna a dirle che hai vinto e ricordati di salutarmela. Arrivederci. No, ho vinto la corsa. Sì, ma c'è Heidi. bravo. No, basta. L'inverno è durato ben 3 puntate. Beh, sempre meno. Ora sarà una puntata a stagione, praticamente. Dice la serie, Heidi c'ha 50 anni. Bene, ragazzi. Almeno pausa di Heidi l'ultima puntata. È una puntata abbastanza così di completamento. Sì. C'è stata qualche passata bella, tipo sì. Peter che porta la lettera alla nonna cieca. Sì. Ho detto, leggitela. Ti ho mandato una lettera. Eccola qua. Eccola, vai. Vai, direi. C'è stata qualche bella passata. Il nonno è pialla tutto il tempo. È un piallamento continuo. Sì, però insomma. Non è che mandi avanti la trama. No, per niente. Sappiamo che Peter continua a non saper leggere. Esatto, però abbiamo scoperto questa vena falegnamica di Peter. Pronto per sostituire il nonno. Esatto. Bene, ragazzi, detto questo, vi ringraziamo come sempre, vi salutiamo e ci vediamo sempre qua al prossimo video. Ciao a tutti. Wow. Sono riuscito di nuovo a... Cioè, c'è la stella. Sono devastante. Tu